bentornati nel mio canale. Oggi un nuovo video sui miei adorati blush e finalmente ve li faccio vedere. Me l'ha chiesto ultimamente Eleonora, un bacione tesoro. Eleonora è Eleonora Manni, per tutti i link controllate sempre qua sotto sull'info box. E perché ne ho tanti, sono da vergogna, quindi è bene che ve li faccio vedere, così magari mi do una regolata. Me la volevo dare dopo agosto, però poi alla fine ne ho comprato un altro, altri due. Anzi, mi deve ancora arrivare l'ordine dell'Elf che ho fatto più di 2 settimane fa e ancora non mi è arrivato. E mi pare che ho preso 2 blush. E cosa ancora più importante, prima di partire con il video, che vi devo dire anche un'altra cosina, è che questo video è in collaborazione con Arianna Fun and Beauty. La trovate appunto qua su YouTube con questo nick. È una ragazza dolcissima, io ci ho già fatto un video in collaborazione quest'estate su che cosa c'era dentro la nostra borsa da mare. E niente, Arianna mi aveva regalato degli orecchini fantastici che credo venda ancora insieme al suo fidanzato, credo li venda ancora. Comunque vi lascio tutti i riferimenti di Arianna giù sotto nell'info box. È una ragazza dolcissima e bravissima, cioè mi piace tantissimo guardare i suoi video dei prodotti terminati, gli acquisti che fa, insomma qualsiasi video mi piace. Quindi quando finite di vedere il mio mi farebbe tanto 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 piacere se passate anche solo a dare un'occhiata al canale di Arianna. Quindi un bacione tesoro, ti mando un bacio grande, un salutone. E vi volevo dire un attimino, questo video io vi voglio far vedere proprio tutti i blush che ho e mi aiuto con le domande che ho trovato sotto i video di alcune ragazze del tag I love blush. Però non, ora le leggo con voi le domande, non mi ricordo di preciso che cosa chiedevano, quindi insomma io cerco di farveli vedere tutti. Volevo parlarvene un po' così perché sono da vergogna. Ecco appunto, io i blush, poi dopo farò vedere anche la postazione make up, dopo, non oggi, un altro giorno, però ve la faccio vedere, bambine, ve la faccio vedere. E appunto okay. I blush li tengo in questa scatola qua, che ho preso quando andavo all'università, e c'erano dei negozietti insomma lì in centro, vicino alla mia università, e avevo... Ora, perché mi sono data una regolata, però ho riniziato, ho fatto un po' di shopping per la casa ultimamente e ho riniziato a prendere delle scatole, perché mi piacciono, e appunto li tengo qua dentro, salvo 2 che li tengo in una cesta, che sono quelli a portata di mano, e attualmente sono questi 3, questo qui della Lavish Oriental, che conoscete penso a memoria. Questo blush qua di H&M, lo Spring Flower, hanno fatto anche la versione autunnale, e questo qua nuovo della Essence. Questi sono quelli che tengo sul comodino. Tutti gli altri sono conservati appunto in questa scatola, insieme anche ai miei 3 illuminanti. Ma ora partiamo con le domande. Bene, quanti blush hai? 23. Più uno che partirà nei prossimi giorni perché va a casina di Daniela, lo prende in adozione lei, perché io l'ho usato penso 2 volte, è un blush tanto aranciato e non, praticamente mi sono resa conto che non lo uso mai, e lei non aveva provato blush della Lavish Oriental e allora glielo regalo a lei. E è questo qua, quello famoso, il Animated Coral, però non lo uso mai, insomma mi faceva piacere insomma regalarglielo, questo qui. Quindi 23 più 1, cioè 23 più 1 che parte e poi 2 in arrivo, quindi che vergogna. Qual è l'ultimo blush che hai acquistato? L'ultimo blush che ho acquistato è questo qui della Essence, che ve ne parlerò poi nel video dei prodotti più usati del mese. È il numero 60, Lives a Cherry, questo qua, che vira molto sul corallo. Qual è il tuo brand preferito per i blush? Penso di non aver nessunissimo dubbio, io dico la Elf, perché mi piacciono da impazzire i blush della Elf. Infatti ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 più appunto 2 che mi devono arrivare, e uno tra cui l'ho anche finito. Infatti il mio blush preferito per l'inverno è il Mellow Mauve, che sono questi qua della linea Studio. I blush della Elf si dividono in tante categorie, questi appunto sono della linea Studio e ne ho 4.
Il Mellow Mauve l'avevo già finito e per l'inverno è meraviglioso perché è questo color mattone malva, bellissimo, che secondo me per l'inverno è proprio perfetto. Come anche è perfetto questo qua, che è il Berry Merry. Può sembrare un po' più scuro dell'altro e con dei glitterini, ma è semplicemente un po' più luminoso, però anche chi ha la pelle grassa lo può tranquillamente utilizzare, perché non va comunque a mettere in evidenza tipo i pori. E poi c'ho il Candid Coral, che non è che ve lo consiglio tantissimo, non mi fa proprio... cioè, ve lo so, l'ho utilizzato poco, quindi non so dirvi più di tanto. Mentre invece un altro mi piace tantissimissimo e ho da 2 anni, è il Pink Passion. Questo qui, consigliatissimi perché durano tantissimo sulle guance e perlomeno questi qua di formulazione, insomma, di un anno fa, e hanno dei colori belli. L'unica pecca è il sito, che non si capisce bene, e più che altro non sono per niente polverosi, cosa che ho riscontrato in questo qua della MAC, che è il Huel Lotta Love, il Prolong Wear Blush. Mi è rimasto qualche blushino, se volete contattatemi sulla pagina Facebook. Che mi piace da impazzire, però per esempio è più polveroso questo di quelli della Elf. Un altro dell'Elf che ho è il Passion Pink, questo colore rosa, bello, anche questo per l'inverno è spettacolare. Questo è un po' più luminoso, tipo del Berry Merry, quindi chi ha la pelle grassa, insomma, ci deve andare un attimino più attento. E si può applicare sia asciutto che bagnato, e anche bagnato fa un effetto spettacolare. Fatto così non è che renda più di tanto, però bellissimo. E questi qua sono quelli, i Baked Blush, i blush cotti. E poi l'altro che ho è questo qua HD, e ora me ne deve arrivare un altro, nel colore Diva, che è un colore adatto solo per l'estate, per chi ha la pelle abbastanza scura, perché pigmenta tantissimo, però l'ho utilizzato anche per le labbra e non mi è dispiaciuto. Però ecco, questi si fissano, sono, vedete, piccini, ma c'è un quintale di prodotto, ci fate tutta la vita con questi qua. Ah, comunque, prima di iniziare con tutte le varie tonalità di blush, mi sa che me ne sono persi due per la strada, quindi forse sono 25. Non lo so, ve lo scrivo comunque sotto giù nell'info box, perché ho ritrovato questi due della Guerilla Gardening. Uno era in una bustina che mi porto se mi devo toccare fuori, e l'altro era... sempre nel cestino dove sono tutti i blush che utilizzo più o meno quotidianamente. Blush rosa. Allora, di blush rosa ho questo qua della MAC, che è il Rosy Outlook. È un colore molto tenue. Questo me l'ha regalato mia suocera. E è un colore molto tenue e molto chiaro. Infatti aspetto un attimino ad utilizzarlo. Questo qua. E a differenza del Huel Lotta Love, sembrerebbe meno polveroso. Poi ho questo qua della Essence, della collezione limitata Home Sweet Home, che aveva questo intreccio. Io principalmente ho utilizzato questa parte più chiara. Ed è un rosa proprio più freddo, tipo di rispetto a quest'altro. Ho questo qua della Pupa, dell'edizione limitata Very Vintage, questo qua. Con il centro illuminante e con un odore paradisiaco, mi piace da impazzire. Questo è uno dei primi blush che mi sono comprata. Ho preso un po' tutti i colori insieme ed è questo qua. E poi vi faccio vedere questo, che sarebbe lo swatch del Kiko Blooming Blush dell'edizione di Primavera Blooming Origami del 2012. Che è stato un blush fantastico, c'ha 18 mesi di scadenza ed è il numero 03 di questi qua, che tra poco inizierò a riutilizzare perché mi piace da impazzire, tanto per dare un po' di cambio. Ovviamente quelli che vi ho fatto vedere prima adesso non ve li faccio più vedere. Come blush nude vi faccio vedere questo qua, che ho preso a Lanzarote, che è della NYX, numero 07 Natural. Questo qua piccino, molto molto chiaro. E questo poteva andare anche nei rosa, però non so perché ve l'ho messo nella categoria. Mi sa più di nude. Non so perché. Vabbè, l'importante è che ve li faccio vedere tutti. Poi di nude ho questo qua, che è un nude rosato. È il 10 Adorable della Essence, che non mi piace più di tanto. Cioè, devo essere proprio a gennaio questo per utilizzarlo. E quest'anno penso che lo finisco. E secondo me non scrive tanto.
Infatti, non si vede una mazza, è qua e c'ha questi due buchini. Vediamo se quest'anno lo finisco. E altro blush nude è questo qua della Essence sempre, che è il 10 How Cute Is That? Tutti i colori presi insieme sono questi. E questo è lo swatch, vedete, questi sono appunto natural e non si vede una mazza. Poi sul color pescato penso di averne solo uno. Ed è questo qua dell'edizione limitata Me and My Ice Cream della Essence. Ed è questo pescato qua. Spero che lo vedete bene. Questo è in crema e sì, dà sul pesca. È l'unico che può somigliare al color pesca. È questo qua. Poi vi faccio vedere questo come corallo, però è un corallo fucsia, che è appunto il Who Lotta Love di MAC. Questo è promossissimo, mi piace da impazzire, tanto 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 tanto. Non è che spolvera, prima, cioè, ora sembrava che fa schifo come blush. È un finish bello setoso, morbido, però mi rendo conto che con determinati tipi di pennello un pochino, insomma, è ottimo. Magari tutti i blush fossero come questi, ecco, la textura è polverosa ma setosa, ecco. E poi come corallo c'è questo qua di H&M, che è il 19, lo Sugar Coral, appunto. Questo qui. Questo qua che è un corallo più chiaro di quello di MAC. Poi di blush viola ne ho due. Ho questo qua della Kiko, di un'edizione limitata di Natale di 2 anni fa, che è proprio un color viola, che non è che mi piaccia tantissimo. Questo qua, perché non dura manco tanto, e dall'altra parte c'aveva un colorino più lillino, vedete? Non è che mi fa proprio tanto 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 impazzire, perché più che altro perché va via abbastanza presto. E poi sono tutta sporca. C'ho questo qua della Lola che ho utilizzato oggi. Questo qua della Lola che è una marca spagnola, infatti, però è fatto in Italia. www.lolamakeup.es, made in Italy, 24 mesi di scadenza, 3 grammi di prodotto e appunto c'è scritto colorete 008. Così, questo packaging piccino. Anche questo l'ho preso a Lanzarote. E questo è lo swatch. Questo è proprio bello. L'ho messo prima e mi piace tanto. È cambiata di nuovo la luce, bene, non si sa perché. Poi, fucsia, come fucsia c'ho il passion, Pink Passion e questo qua della Guerilla Gardening, questo qui in crema. E poi qua dice un colore strano o comunque altri colori. Colore strano è questo qua, sempre della Guerilla Gardening, che è questo rosso, perché comunque secondo me è un colore inusuale per un blush rosso, però fa un bellissimo effetto. Che poi in effetti è strano, però è più normale che sia rosso, magari di rosa a volte, perché comunque quando si diventa rossi in viso, appunto si diventa rossi in viso, vabbè. E colore strano, questo blush dell'Essence della collezione di San Valentino Hugs and Kisses. Perché dico colore strano? Perché ci hanno infilato dentro il verde e quindi per me diventa colore strano. Questo praticamente non l'ho mai utilizzato. Mezza volta. Bene, e tutti i miei blush sono terminati. Scusate se questo video è durato un pochettino tanto. Vi volevo soltanto dire che come texture mi piacciono i blush in polvere compatta.
quelli normali, insomma, tipo questi qua, insomma, quelli, questi così, sono quelli che preferisco, che riesco a sfumare meglio, che mi stanno più comodi, perché spesso capita che con quelli in crema, quando poi dopo applico la cifra sopra, insomma, si vada a perdere il colore effettivo del blush, quindi non lo so, ecco, come finish preferito sono quelli in polvere. E come texture, scusate, mentre come finish mi piacciono tutti, sia cioè mi piacciono i matte e quelli luminosi, che si vede che sono luminosi, allora non c'è bisogno di mettere l'illuminante, però non quelli con glitter, cose troppo, no. Cioè, luminoso sì, pacchianone no. Bene ragazzi, la carrellata è terminata, io mando un bacio grande ad Arianna, la ringrazio per questo video in collaborazione insieme a me. Ragazze, passate a trovarla, io vi saluto, vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video.